Oh, anche oggi siamo tornati a Lucca per lavoro e quindi usufruiamo della colonnina gratuita per ricaricare l'auto. Purtroppo il parcheggio è un po' stretto e lo stallo, abbiamo visto, sono stalli da scooter, da moto, insomma, però il divieto di sosta non c'è, per caricare devo per forza andare qui, quindi carico l'auto. Oh, I know I'm no Superman. I'm no Superman. La domanda che mi faccio in questo video, infatti, è: ma come mai c'è gente che non è che fa domande, ma si autoconvince quelli che ti scrivono: ah, no, ma non è vero, l'elettrica inquina di più. Ah, addirittura uno ha scritto, dice, secondo la regione Lombardia, poi lì batte a finale la regione Lombardia, il metano è più economico dell'energia. Cavolo, ma se non le sai le cose. E qui carichi gratis. Cosa vuol dire gratis? Gratis vuol dire che non spendi nulla. Sarà anche più economico, ma porca miseria, è veramente improbabile questa cosa lì, no? Della gente che commenta a caso. Un po' che come il discorso del 110%, no? Tutti ti chiamano, ti fanno domande, ti rispondi. Siccome non è quello che si vogliono sentir dire, allora te non capisci nulla. E loro che non sanno assolutamente nulla, difatti, però ti dicono che non capisci nulla e ti continuano a fare domande di che non è vero, che è vero e che non è vero. Vabbè, siamo qui a Lucca e appunto andiamo per lavoro, abbiamo un appuntamento, ho un appuntamento in comune e allora mi era venuto in mente, dato che c'è, di fermarci alla ricarica lenta a fare la... Alla fine un po' più lontano del parcheggio rispetto a dove devo andare, ma insomma se è gratis la corrente, se sfrutta la situazione, come già avevo detto in un video l'anno scorso, un paio d'anni fa, non mi ricordo, che vi metto qui. Sempre ritornando su quei discorsi lì, ci sono anche quelli che ora dicono: se fermiamo il business del coronavirus, ci sono aziende che ci devono guadagnare, è un business. Ma ragazzi, ma siete fuori di testa? C'è una pandemia globale, ma quale business? Come di non curiamo più malati di cancro perché è un business. È chiaro che ci sono delle situazioni di business dietro. Però, voglio dire, a un certo punto che si fa? Non si cura più nessuno perché se no è un business. Cerchiamo di risolvere la situazione, no? Io queste cose io non le capisco. C'è gente in Parlamento che tra l'altro mi deve restituire anche la mia parte di tasse con 49 milioni di euro rubati, che va a dire che non vuole le mascherine, vuole la libertà, ma fino a ieri negava l'esistenza del coronavirus e del virus. Allora, cioè, allora è vero, c'era, insomma, decidiamoci, no? La gente non sa niente, ma parla. Parla e pretende anche di avere ragione. Oppure quelli... Mi è arrivata la pubblicità l'altro giorno, Gasparri, la Carfagna, Tajani, gente che voglio dire, che mi fa pubblicità sul loro progetto di ecosostenibilità e ambiente. Cioè, gente che ha approvato il condono, opere che per l'ambiente sono una bestemmia, come la TAV, il ponte sullo stretto, l'Expo, il MOSE, mi parlano di sostenibilità e pretendono di avere ragione. E c'è gente che ci crede. Gente, cioè, io, ma com'è possibile? Io resto, guarda, esterrefatto. Gasparri e compagnia, no? Vi ricordate chi sono? Sono quelli che volevano il nucleare, quello che finalmente per la seconda volta è stato respinto dagli italiani, una volta che anch'io mi sento fiero di essere italiano per il referendum, e che volevano all'indomani l'incidente di Fukushima, dicevano che non era vero nulla, che c'era radiazione. Sono gli stessi che poi negano il Covid. È un po' come quelli che si curano su internet, no? È giusto sentire più pareri medici, ma non è possibile che uno legga una cosa su internet e abbia quella malattia lì o abbia già trovato la cura. È importante informarsi, ma certo poi c'è il medico, altrimenti se tutti erano bravi il medico fatelo da te, se sei bravo. Che ci vai a fare per provare quello che sta? Boh, mi sembra un mondo di pazzi.
Ed eccoci, non ho caricato tantissimo perché alla fine sono stato fuori un'ora e mezzo tra appuntamento, fermarsi per un panino e tutto. Comunque ho caricato circa l'11%, era il 48% quando sono arrivato e ora mi stima 165 km perché c'è l'aria condizionata accesa, spenta 177. La cosa interessante anche della macchina elettrica è che te sei fermo, ora è caldo, acceso l'aria condizionata senza il rumore e ci climatizza senza buttare gas in scarico, perché vi ricordo c'è una norma, non mi ricordo di che anno è, ma recente, che voi non potete stare a macchina ferma col motore acceso per tenere ad esempio il riscaldamento acceso o il climatizzatore acceso, multa fino a 400 euro. In questo caso la macchina elettrica lo può fare tranquillamente. Quindi ci siamo praticamente ricaricati a gratis i chilometri che ci ho messo e che mi servono tra andare dall'ufficio al comune e tornare. Considerando che siamo appunto in un'altra provincia, tuttavia, è un costo che non va a carico del mio cliente. Mi sembra abbastanza interessante. Mentre per quanto il metano, come appunto si è detto all'inizio, costi meno degli altri carburanti, è un costo che comunque c'è, oltre al tempo perso che ci vuole a caricare. Quindi vi saluto, questo breve video, ciao! I know, I'm no Superman.